Siamo con il presidente di Federlazio Viterbo, nonché titolare di Scarabeo Ceramica, il dottor Gianni Calisti. Presidente, è stato presentato il tradizionale rapporto sui dati congiunturali, in questo caso del secondo semestre 2018, delle piccole e medie imprese. Ampiamente ci può dire che cosa è il risultato? Allora, nell'esame del secondo trimestre nella congiunturale è emerso in pratica quello che già in parte sapevamo, c'è un andamento, un trend positivo per quanto riguarda un po' l'economia di questo territorio, è in linea perfettamente a quello che è stato il primo e secondo semestre 2017, in modo particolare quello che ha portato avanti tutto questo discorso è stato l'export, e l'export sempre in modo particolare dalla locomotiva del distretto industriale di Città Castellana. Da un punto di vista specifico, sappiamo che le crisi internazionali, la Brexit e altri fattori stanno indirettamente influenzando lo stesso trend dell'economia della Tuscia. In che modo? Allora, noi come aziende esportatrici in modo particolare stiamo vivendo un momento un po' critico per quanto riguarda sia la Brexit e sia il problema per i dazi tra la Cina e l'America. Viviamo un po' di apprensione perché ancora ad oggi non sappiamo bene che cosa succederà. È un elemento venuto fuori proprio in questi giorni, esattamente ieri, che è stata concessa un'altra proroga per la Brexit. Vediamo quello che dovrebbe venire fuori, ma non è una cosa molto buona. E se possibile, un po' più nello specifico, continuassero queste incertezze, da esperto come lei, quali sono i rischi proprio diretti economici sull'economia della provincia di Viterbo, che sappiamo è un'economia tradizionale di scarsa flessibilità? Ma come sappiamo, l'economia del viterbese è in modo particolare sia sulla agroalimentare e sia sull'industria, che è praticamente tutta concentrata nel distretto di Città Castellana. Per l'agroalimentare non ci dovrebbero essere scossoni, ma per quanto riguarda le esportazioni verso quei paesi, verso la Cina e verso l'America, dovremmo risentirne abbastanza. Speriamo e penso che in qualche modo anche loro debbano trovare una quadra del problema, perché altrimenti sono problemi per tutti. Cambiamo argomento, c'è il tema del sistema camerale delle Camere di Commercio in Italia, che ormai dal governo Renzi in poi è sotto il ciclone, soprattutto per la riforma che è stata in parte attuata e in parte no. Qual è la situazione in questo momento? La situazione è estremamente incarbugliata. Sappiamo per certo che ci sono 6 ricorsi al TAR, perché tutti i ricorsi fatti dalle province che sono state accorpate sono arrivati al TAR. C'è stato un primo pronunciamento per quanto riguarda l'accorpamento di Pavia e praticamente in qualche modo non è andato bene. Speriamo che tutte le altre 5 vengano rigettate, e a che diventerà un caos generale. Quale potrebbe essere l'ipotesi più plausibile di risoluzione del problema? L'ipotesi più plausibile potrebbe essere quello che potremmo diventare e essere accorpati a Roma, ma in questo modo per noi decentrati come siamo e piccoli come siamo potrebbe essere un disastro. Grazie.